Benvenuti su Aquascaping Lab. Oggi parliamo del pesce plati, altrimenti detto scientificamente Xiphophorus maculatus. Il plati è un piccolo pesce d'acqua dolce, diffuso soprattutto nell'America centrale, in Belize e in Messico, e proviene dalla famiglia dei pescilide. In natura si presenta dai colori veramente molto insignificanti, grigiati, biancastri, ma via via, durante le selezioni che sono state fatte in allevamento, questo pesce ha assunto delle livree incredibili, di colori veramente molto belli. Queste specie selezionate appunto in allevamento possono essere il coral, il red, il sunburst, il down, il crescent gold, agfin, blue spot, tiger, red and silver vogue, tuxedo e tanti altri. Il colore più comune nei plati è comunque sempre il rosso o il coral o anche una maculatura di nero su giallo. Il plati è un pesce molto vivace ma soprattutto molto pacifico, quindi si presterà a convivere in acquari di comunità con altre specie come ad esempio il portaspada o il black molly. Come si presenta il plati? Il plati è un pesce abbastanza piccolo, spesso non raggiunge neanche i 3 cm di grandezza, è compresso sui fianchi, ha il dorso convesso ed è abbastanza brevilineo. Presenta pinne caudali e dorsali abbastanza prominenti e una pinna, invece una coda, corta e a ventaglio. Ha occhi grandi e bocca larga. E si ricorda che non c'è dimorfismo sessuale fra maschio e femmine. L'unica differenza è ovviamente che il maschio presenta il ganopodio, cioè il suo organo sessuale riproduttore. Questo ganopodio ovviamente serve per la riproduzione. Il maschio si avvicinerà alla femmina e inoculerà in lei il seme per ovviamente la crescita delle uova, che vi ricordo è interna perché questi pesci sono ovovivipari e quindi partoriranno cuccioli vivi. Il periodo di gestazione di una femmina di plati sarà riconosciuto per il suo ventre più gonfio man mano che passano i giorni. Più o meno si stima una gravidanza fra i 30 e i 40 giorni. Il plati in natura è insettivoro, ma via via grazie alle selezioni che ne sono state fatte si è adattato a diventare onnivoro e quindi per lui andranno benissimo scaglie e granuli. Ricordatevi che quindi potrebbe anche gradire dell'artemia salina oppure del cibo vivo. La dimensione massima che può raggiungere un plati è 5 cm e il suo livello di nuotata sarà dal medio all'alto. La temperatura 24-27 gradi, il pH 6.5-7.5 e la durezza totale dell'acqua da 6 a 18. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli per Aquascaping e Materiale tecnico. Il nostro tutorial sui plati è concluso. Ti invito a cliccare mi piace e a inserire un commento qui sotto. Ti aspettiamo su Aquascaping Lab per altre grandi novità. Iscriviti!